cosa che si ripete. E dato che non ti ridanno la stessa cosa, dico compenso, insomma. Io avevo 4 di italiano, eh. Che schifo, c'è la pelle appiccicata. No, riposa, ci vuole. Adri, mi è uscito il sangue. Stiamo arrivando agli sgoccioli anche della sopportazione, perché qui oggi siamo un po' come in un lazzaretto. Vedi che se è gonfio intorno, sì, arrossato, gli do l'antibiotico, non è che... A Giada non gliel'ho dato con quel taglio lì enorme, ma qui... Dottore, non mi dica che domani non devo entrare in acqua. No, io, come le ho detto il concetto, meglio... Ma sono passati già 7 giorni, dottore, però. Però se la cosa va così, ci vogliono i giorni che ci vogliono. E dottore, che faccio? Sto fino all'andata via di qua io senza scendere prima. Ho finito le mie giornate pure io. Ho promesso ai ragazzi di fare un purè di platano dolce, quindi una specie di budino di platano. Vediamo che viene. Questa non so cosa accende, eh. Sapete perché? Se le metti, quelli che ti sto mettendo, vedi, sono quelli. Ragazzi, tutto bene? Mamma mia. Com'è? Mamma mia. Ottimo. Venite qua. Così è tiepido, eh? Datemi un attimo il bicchiere, passano. Mamma mia. Vai. Mamma, che buono. Hai sentito che cos'è? È pazzesco, buonissimo. Tu non mi puoi tenere al mare senza sole, non mi puoi tenere in montagna senza neve. Se vado a letto voglio una donna. Se vado a tavola voglio da mangiare. Se vado al casinò voglio giocare. Ragazzi. Se vado nel cesso voglio Senti, sai che mi è sempre piaciuta una parola? Sono costernato. Costernato? Sì. Cosa vorrebbe dire? Che sono dispiaciuto, sono costernato, non ce la faccio più, sono disgraziatamente frustato, mi sento un frustato. Ragazzi, io ve l'ho detto che c'ho 4 di italiano, c'avevo. Poi non è che le cose sono cambiate quando ho finito la scuola, eh. Sono costernato, dai. Walter, sono distrutto. Ho letto. No, no, ma costernato... Voglio fare la confessione, per favore. Lo so cosa vuol fare la confessione. Solo vuol dire costernato, però esattamente... Costernato quando sei... La definizione giusta. Quando sei... C'è tante cose. Costernato quando sei demoralizzato, quando sei dispiaciuto, quando... perché c'è praticamente questa... proprio... c'è questa... Scusa, però costernato. È una parola composta. Sì. Costernato. Sì, dalle costole e con lo sterno. No. Walter, ma ce la fai io? Dal greco sterno, no, e costole. Ho detto sarà scomposta. No? No, no. Ma sì, tutto linguaggio italiano. Da qualcosa arriva. Lo so, come tutte le parole, per esempio l'italiano, come tutto l'inglese, cioè soprattutto l'italiano, ci sono molti barbarismi, no? Per esempio il cleptomane, quando tu dici che questo è un cleptomane. Queste sono parole composte perché vengono dal greco e si forma la parola clepto. Clepto vuol dire rubare. Cleptomane, mania del rubò. Clepto, mania del rubò. No, mania di che? Mania del rubo. Mania del rubo. Mania del rubo. Costernato sono anche delle parole che vengono da antiche latino barbarismi. Latino che dice cornuta al toro. Parlate. No, ma più che altro ho detto vado fuori perché voglio evadere da qua, voglio stare da solo. Perché mi avete rotto il c***o tutti e tre. Mi avete rotto il c***o tutti e tre. Siete noiosi. Hai capito? Vi ho insegnato a volare, adesso non gli frega più un c***o. Hai capito? Prima però quando mi stavi vicino faceva papà stammi vicino, zio stammi vicino, non mi fa attraversare. F***o Davide. Ma New York? Roma. Oh, abbiamo sentito tutte e due la stessa esigenza senza chiedercela. Bisogna andare a correre. Voglio andare a correre. Ecco, te lo stavo proponendo prima. Sì, andiamo.
che mi sento divino adesso, mi sento benissimo. Solo che mi fotte una cosa, che dopo non so perché gli dai voglia di buttare via andare. Sbagliamo, eh? Sbagliamo perché anche stiamo prendendo gli antibiotici. Abbiamo stessi e ci abbiamo gli antibiotici. Se faccio così... E me la strafoto! No, Adriano... E basta, basta, figlio! Non puoi fare. Ho bisogno! Perché io faccio così! Hai capito? Ci siamo fatti del male, non ci capivamo, eravamo troppi, ci siamo presentati male, ma sai che cos'è? C'è sempre un detto, hai visto nelle prigioni quando entra uno nuovo e c'è magari quello che è stato di anni e dice, cercano sempre di scazzottarlo per primo, no? Poi quello reagisce a modo suo, le più grosse amicizie si sono formate poi così, eh. Vieni vicino. Vai, vai. Caroncatre che è più facile separare. Ci sono 44 pugni. 44. Cosa vuol dire? In quattro staremo martedì, mercoledì e giovedì. Martedì, mercoledì e giovedì. Perfetto. In due staranno venerdì, sabato, domenica, lunedì, quattro giorni. Quattro. Allora io ho pensato. Sì. Otto pugni per martedì, mercoledì e giovedì. 3 per 8 24. Ok. 5 pugni per i due che rimangono e saranno venerdì, sabato, domenica, lunedì. 5 per 4, 20. E 24, 44. Va benissimo. Va bene, 8 pugni. Perfetto. Guarda quella nuvola. Mm-hmm. Vedi che viene così? Sì. Viene da Levante. Ecco perché si è formato. Quindi sicuramente non verrà il temporale qua. Riuscirà a buttarlo dall'altra parte. Dice? Sì. Oddio, ci vuole la bocca mia là. E poi le donne non mi vogliono baciare con la lingua. Non mi volete porgere la lingua? Allora perderete il fuoco. E io sono la vostra passione. Io, per non far piovere, mi devo mettere questo che è un rito di guerra. Come dei grandi Sioux, capito? Hey la munda chisa gunda, hey la munda ha, hey la munda goza vera, hey la munda ha. Che bello, abbiamo perso Adriano. Cominciano a denunciare chiari sintomi di stanchezza. Ciò nonostante, i tre uomini, Giada è assente perché KO, affrontano una prova ricompensa collettiva tutt'altro che facile. Ma la puntata del venerdì sera ormai incombe. Ieri sera io e Adriano abbiamo fatto la passeggiata, abbiamo guardato dietro l'albero. Le quattro chiavi dei quattro finalisti. Guardate un po' cosa notate voi di strano. I colori. Qual è il tuo colore preferito, Walter? Verde. Adriano, qual è il tuo colore preferito? Blu, azzurro. Giada, qual è il tuo colore preferito? Rosa. Davide, il giallo. Ragazzi, ma vi rendete conto? Adesso, con dedica ognuno a Giada per il tuo coraggio, la tua forza. Sembravi la più rimbambita, la più fragile. Invece sei la più forte. Hai battuto tutte le donne, Giada. A te la chiave del successo. Grazie. Questa è una dedica speciale che ci ho pensato stanotte. Questa è la chiave della porta che hai aperto per farti scoprire, visto che eri chiuso. Vero. Così no. Sei entrato veramente fra di noi e questa è la chiave del successo e la chiave della finale.
È la chiave della tua porta che hai aperto e ci hai fatto scoprire come sei. Bravo, bravo Davide. Adriano, che dire? Il mio portatore sano, quello che mi ha portato avanti, il mio psicologo, la persona che fino adesso mi ha fatto più coraggio, basta papà, basta zio, ma grazie di tutto. Grazie campione. La chiave della finale. Grazie. Buongiorno grande dottore. Grande dottore Enrico. Io te voglio bene, sai. E tu non chiesa. Dai, non guardare. Aia. Stai calma e tranquilla. Io lo sforzi e io non si vedo. Dai, cos'è che c'è paura? Qui, guarda, qui è perfetto. Questo punto qui è perfetto. Lì ha già fatto il ponte di pelle. Qua pure. E sono questi punti qui al centro che... Dai, no, dimmi cos'è che c'è. Ho paura di questo, padre. No, no. Che cioè hai paura che ti lasci che cosa? La cicatrice, eh? Sì. Se ti lascia. No, che si apre quando cammino. Se tolgo i punti. Siamo tutti molto stanchi. La fame è tanta. Siamo molto stanchi. Siamo senza energie. Io credo di aver perso altri 2 kg. È durissima, sta diventando durissima. Ormai siamo arrivati alla fine. Su consiglio medico, Giada De Blanc è esonerata dalla prova di ricompensa e resterà sulla spiaggia. Avevo capito. Buongiorno ragazzi, ciao Marco. Benvenuti a Cagno Frio, teatro di questa vostra prova di ricompensa. È una prova di ricompensa collettiva, il vostro compito oggi è piuttosto semplice, dovrete percorrere questo torrente uniti da questa corda portandomi i 3 amuleti della suerte. Senza di quelli arriverete da me ma non avrete vinto. I lucchetti chiudeteli. Sì. Suerte! C'è il primo bambù! Ok, vanno ok. Vedete le fionde. Allora, guardate in alto. Il primo amuleto della fortuna lo farete cadere dal cielo. Ok. Guardate in alto. Eccolo là. Minuti e 18. Andiamo ragazzi. Venite. Vieni. Allora, cercate sotto i vostri piedi il secondo amuleto della fortuna. Lo dovete strappare alla terra. Aspetta. Vai, tiralo fuori, vai. Tiralo, eccolo. Devo spaccarlo? Sì, spacchiamo, spacco. Vai, spaccalo. Ok. Andiamo. Vai. Andiamo, dammi qua. Okay. Prima, tienilo tu. Vai. No, tienilo tu, anzi, tienilo tu. Vai, tienilo tu. Vieni. Il amuleto della fortuna lo dovrete riscattare dalle fiamme. Va bene. Allora, via, attenzione a questo, ragazzi. Lascio lì. Eccolo, ragazzi! Ragazzi! Oh! Andiamo, andiamo!
agite con estrema prudenza. Se sottrae le chiavi, chi le custodisce? Un'iguana. Sono buono, presa. Ecco, tieni questa qua. Venite qua, prova superata. Giada, questo è anche per te, Giada! È bello, È stato grandioso. Mamma grandioso. Mia, questi sono, quando dicevo i giochi sono questi. Oh ragazzi, era duro però. Era bello. Splendido panorama, splendido paesaggio, natura lussureggiante. Ma dove sto? Io non me ne voglio tornare più, ragazzi. Sarà il terzo mondo, sarà quello che vuoi. Ma quanto si sta bene. Rimpiangeremo ste giornate. Bentornati! Ha piovuto? Tanto? Anche da noi. Sai che ha fatto Isotta? Beh, è salita sulla... Mentre io sono andata al bagno, mi è salita sulla stuoia e ha vomitazzato dappertutto. Ha vomitato? Oddio, oddio, oddio. Oddio. Hai già preso l'antibiotico? Sì. No? No, sì, infettato dottore. Sì, questo punto. Vedi che sì. Abbiamo tolto il punto e non si è riaperto. Ah, non c'è, non è là. No. Ah, non era quello allora. No, 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 quindi vedi, uno, due, tre. Sono felice ma triste. Ma meno male che... Meno male che sono un gioco. Mi sento tanto cambiata dentro. E questa esperienza non la potrò mai, mai, mai dimenticare. Mi ha segnato tantissimo, più di qualsiasi cosa mi è successa fino adesso. È stata un'esperienza che veramente mi ha segnato tanto e credo abbia segnato tanto ognuno di noi. Sento di essere arrivata qui bambina e adesso mi sento donna, più donna, sì. Ti sembrerà scema questa cosa? Ma così, dal primo giorno adesso, noto in me qualcosa dentro. Io ho imparato una cosa. Nulla sembra stupido, scontato o scemo. Niente. Davide, preparati che stasera faremo il bagno a chiappe nude nell'acqua. Ma guarda che ripreso sulla sabbia. Che c'è? Che c'è? Acqua calda! Mettiamo sopra a fare un grande paloma, sai, qua c'è con la palma lo facciamo. Dai, vieni tu a farmi l'assistenza. Qua non mi muovo io. Ah, sto stendendo il fuoco tu sei. Dai, vieni a farmi l'assistenza. Io tutto quanto ho fatto oggi, ho fatto il dolce. Ho preparato lo fuoco. Tutto quanto preparai, eh. Che bontà. Buono. Sì, io non dormo. Perché dorme? Passeggiamo tutta la notte sulla spiaggia. E poi domani non fai stanco con noi. Ma stanco di che? 5 del mattino, ora italiana. Manca poco. Queste due facce? Non si sa domani cosa succederà. Abbiamo deciso oggi, anzi in questo istante, o io e lui, o preferisco andarmene a casa, perché dentro quella capanna abbiamo... Hitchcock e Nightmare sono andati a letto alle... Facciamo il bagno? Vabbè, il bagno non si può fare, va bene. Facciamo non è il detto, fuoco? Non è detto. Vabbè, non è detto ancora, perché qua abbiamo le due bombe a mano. Adesso abbiamo fatto un po' di casino, giusto per cantare, decantare, per cantare un po' la luna, per festeggiare, e almeno in quel piccolo che possiamo, perché potrebbe essere la nostra ultima notte. E dalla capanna cosa senti? C'è gente che dorme. C'è gente che dorme. Allora, o sto qua con lui, o da solo, o me ne vado di andare a casa. Perché non si può, Nightmare e Hitchcock. Gli zombie. Con questo abbiamo chiuso e salutiamo forse per l'ultima volta. Sì. Los Aitises. Sì. Forse sarà l'ultima volta. O forse ci saranno altri momenti. Comunque. Se poi esce la luna.
siamo carichi. Adesso andiamo a festeggiare un po'. Se poi esce la luna più tardi ci facciamo pure il bagno. Vieni a farti il bagno. Chi è il campione? Stanotte abbiamo fatto il bagno di Adriana. Abbiamo fatto un fuoco qua. Abbiamo fatto un fuoco bello grosso e l'ho messo sulle palme della campanella. Nudi, bagno nudi sotto la donna. No, si è riscaldati un attimo. Così almeno posso dire. Sì, sì, l'avevo detto l'ultimo giorno. Mantenuto la premessa. Non avessi avuto la gamba mi sarei buttata pure. Abbiamo soprannominato Nightmare e Hitchcock. Sì, Davide. E Hitchcock. Io guarda che sono una che... Alle 6 a letto. Invece fa casino. Alle 6 a letto, voglio vedere che fa la gamba così. Non è che posso fare, visto il dottore gli ha detto, non è che posso fare più di tanto. Anche non voglio fare il bagno, stavo a fare un po' di casino. Per venerti. Pensi quanto l'abbiamo passata non ti passa più. Se tu pensi quanto l'abbiamo vissuta, guarda che non ti passa più. Mamma mia. Io posso dire che mi sento proprio vincitore, nel senso che ho fatto. Non ho fatto neanche una nomination. Ho fatto tutte le prove leader e ho fatto tutte le prove ricompense. Quindi comunque vada. Comunque sia, comunque vada, ogni volta che tornerò a Losachis avrò qualcosa da ridire. Il tempo va, non passano più le ore e finalmente faremo l'amore. Su, se no magari facciamo il caffè dopo. Facciamo. Bello fare al re del rapper, al king del rapper. A chi? Al re del rapper che mi ha spezzato la c***a. La Maria e la Giovanna. Mamma mia, di mattina se c'è una cosa che detesta la radio. A Davide, e spegni quel c***o radio, trasci tua. A parte, meglio la diarrea del tuo letto. La conosci una tarda, con su chitarra cazzava bolero. Te ne puesto un gin. E una rosita amarigia nel pelo. Senti, ma la radio quando te la sei comprata? Mentre fai il rap, se fai il caffè... Dedico questa, Adri, ti dedico questa... No, no, adesso no, vado a dormire. Mi ha colpito in pieno centro, fin già dal primo incontro. Ci sono finito dentro i miei, capovolto il mondo, ha reso in un secondo la mia vita, più saporita, non l'hai capita. Se facciamo il caffè... Il caffè oggi lo fa Davide, che lo vedo così felice ed entusiasta, che mi sembra mezzo l'asta. Vedi che ci sto pure io. Ci sei pure tu, eh? Comincio pure io, eh? Sì. È così Davide, lo sento così felice, mezzo l'asta. No, mezzo, come ho detto, mi sembra felice ed entusiasta, che mi sembra quasi mezzo l'asta.
Ragazzi, siamo arrivati a capolinea. In via finalissima. C'è qualcuno che pretende di continuare il viaggio. C'è qualcuno che si accontenta di tornare a casa. C'è qualcuno tutti a casa. Che è soddisfatto. C'è qualcuno che altri 4 giorni gli peserebbero parecchio. E c'è qualcuno che li accetterebbe volentieri. Le chiavi ce l'abbiamo, ognuno trovi la chiave per se stesso. Allora, qua tutti i regalini. Questo è il mio primo piatto, che ne so. Enrico, buongiorno. Ma oggi le dirò una cosa, mi sento male. Meglio. Anche stamattina mi sono svegliato dicendo adesso va bene quella ferita, infatti allora c'è un'intuizione giusta. Vediamo che è successo. Però non mi fa male, l'importante è... Forse, l'antibiotico l'hai preso anche stamattina? Sì, rintontisce quell'antibiotico. No, se mai ti dà bruciore di stomaco. Tutti i punti tolto, c'è già un passo in avanti. Adesso facciamo un altro po' di altri passi. E allora invece mi dica un po'. Adesso qui questo nero qua. Quello è il coagulo di sangue che andrà via. E sotto c'è la pelle nuova. Il vulgare brutto è qua. Qui si è allargato quel questo pezzo qua. Sì, cioè potrebbe rimanere un buchetto. Sì, adesso ci rimettiamo anche la pomata antibiotica. Perché stai facendo già forza? Però li abbiamo tolti in tempo, punti. Sì, 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 infatti qui la ferita non è male, eh. Però sono un po' più contenta di ieri. Beh, pure io, guarda, ottimo. Allora io rimetterei questa. Sì. Prima te lo devo fissare un po' col cerotto, sennò ci casca mentre ti bendo. Miseria. 15 2 tiri e mezzo. A 2 tiri e mezzo la settimana scorsa. Quindi sono a meno 17? Meno eri 90, è meno quasi 17 meno 15, e mezzo. Sì. 17 e mezzo di percentuale. Un sesto del tuo peso, perché 90, 15 per 6 fa 90. Quanto perso? Altri 2 kg e mezzo. Perso tutto 15 kg. Praticamente ci metterò la maschera, le pinne, dopo questo lo posso già chiudere. E lo squalito zainetto, non ce l'ha fatta. Finita la mia valigia. Non si sa se è finito il viaggio, ma la valigia è finita. Ti sei pesato? 2,5 kg ho perso. Quanto stai? 75. Puoi vedere quanto vado io? 69,5, sì. 1,5 kg pure io. Ma mi sto sentendo. Se ti dico che io a 2,5 kg la botta. Ma allora. Ma quanto vai tu? È 48 adesso. Ma tu non ti sei più mosso, no? Sì, da 51 a 48. Ed è un chilo. Davide. Quanto? Ero 49 uguale, l'altra uguale. Settimana. Sono 2-3 settimane che sembro qua 40. No, perché così? 40. Io mi ero fermata, ero 40. Ho perso qualche chilo sta settimana. Ma scusa, e noi perché stiamo perdendo così? Si vede che stiamo mangiando niente. Diciamo che ce l'abbiamo fatta. Ero indeciso se andare di qua alla grotta dei pipistrelli e vedere lungo là. Com'è là? È buona. Buona? Vado di là, sull'isola. Thank you.
la la la. Salutarla, Giada? Sì, arrivo. Sì, perché... tornerà a casa perché non sta bene. Oh. Esatto. Oh. Ha mangiato qualcosa che non andava, non so, sicuramente. Torni a casa, esatto, con la tua famiglia. Esatto, torni dalla tua famiglia. Okay. Saluto Carmen. Ciao Albertina. Ciao. No, no, no. Calma, calma, calma. Buona, buona. Ok, signor. Abbiamo messo un po' di legna così perché chi rimane stasera ce l'ha. Guardate. Brutta cosa. Ma perché proprio il mare... Sì. Oggi il mare è peggio dell'altro giorno. Visibilità zero, completamente zero. Ho fatto solo tre cozze veloce ma me ne sono mangiate lì. Conchiglioni sono spariti dalla circolazione. Dobbiamo rimanere. Fallo anche tu, dai. Ah, butta tutto giù, vai un po'. Queste sono dolci, girati. Tieni. Lì ci puliamo. E certo che tutto pieno d'acqua, no? Fai così e non ti rimangono le gocce. Piove. Quanta acqua! Meno male che la sta facendo adesso, va. Che bello adesso. Io da qui non mi muoverei più. No, senti che bel giardino. Si sta benissimo. Sono ancora nella grotta. Loro? Non lo so. Sì, molto. Dice. Se questa pioggia, questo freddo, figurati, è l'unico posto dove si possono riscaldare una volta bagnati. Sì, io sento protetto qua sotto. Anch'io. Ma anche dai funghi, eh? Anche per la pioggia e tutto, proprio. Sì. E quella è l'unica cosa brutta, la marea. Però ultimamente non è salita, vero? Sempre fatto. Aspetta, noi abbiamo visto quel giorno che c'era la luna in coso, che era finita la luna. Voglio vedere. Questa pioggerellina. Questa pioggia da bomba. Oh, sì, all'anima della pioggerellina. Dio mio. Mi mancheranno tutte queste cose a me. A me mancheranno solo se siamo io e te, veramente, guarda. Eh sì. E ormai anch'io. Con gli altri, sinceramente, no, ho poco no, da dai, dividere. Adesso ho poco da dividere, Adriano. No, a prescindere anch'io, no, ragazzi. Ho una testa proprio diversa. Ragazzi, insomma, diciamoci la verità. Due persone che rimangono o la pensano alla stessa maniera o diventa... Vabbè, che dici, poi 5 giorni, insomma. Sì, non te ne frega niente. Cioè, non è... Certo, non il gusto. Certo che se uno dovesse rimanere 2 mesi, dice, no, per carità, ma 5 giorni uno ce la può pure fare. Concorrente che deve lasciare l'avventura dell'Isola dei Famosi è Davide Silvestri. Ad abbattere.
sempre. La prima edizione dell'Isola dei Famosi è Adriano Pappalardo. Ciao ragazzi. Non ci posso credere. Sì, anche per me. Aiutami. Avete 3 minuti per prendere le vostre cose perché venite trasferiti sull'istante in un'altra spiaggia per 4 giorni. Avete 3 minuti, prendete le vostre cose. Che emozione. Ma non ci credo. No, io ti giuro, io stasera mica pensavo. Mamma, io sono finita. Cioè, io ero convinta di tornare a casa stasera. Ma meno male, Madonna, che bello, grazie, grazie. Ragazzi, ricominciamo da capo, fammi capire, ci porta... Ricominciamo! Scendiamo? Non ho capito, non c'è la capanna. Ok, ok. Ma non c'è la spiaggia? No, adesso. Sì, no, metti un freno, scendiamo un freno, metti. Vieni qua. Vai. Aspetta, eh. Ce la fai? Ma che ce frega, ma che ce importa. Walter? Tenda, guarda che non è male, eh. Oh, per niente, anzi. Ti dirò. Non è male. Sarà più piccolo lo spazio, ma a noi che ci importa? Noi ormai siamo abituati a tutto. Non si sta male, sdraiato? No, non è bagnato. Che la raffica di 20 ore porta via tutto. Porta via pure a noi, guarda. Sì. Cioè, ma io lo sai che ancora, se ci penso, non ci credo. Domani va il caffè che ci prendiamo, poi sì, giusto all'alba, giusto a mezzogiorno. Sì, ma sicuramente mi alzo l'ore, sai di voi. Sì. Arrivo per primo. Dice Walter, ha avuto, dunque, si stava tagliando, cioè ha avuto dei problemi, l'ha ucciso, l'ha fissato come una razza. No, non lo farei, guarda. Vabbè, grazie.